E siamo qua in compagnia, tra space, di una cantante hawaiana, KATIUSKA HANOHANO, piena di risorse, che oggi ci stupirà, vero Gianpaolo? Verissimo, benvenuta. Grazie, è un piacere per me stare qua. KATIUSKA, parla benissimo italiano, sì. Tra l'altro, hawaiana, ma... Si è scusata all'inizio, quando è arrivata qui da noi, si è scusata, scusate l'italiano, e veramente gliel'abbiamo chiesto noi, scusa per il nostro... L'italiano è imbarazzante. Fare il possibile, lo meglio. Sì. Anche perché tu parli quante lingue? Quattro. Quattro lingue. Sì. Tutte insieme o una alla volta? Vediamo, dipende dell'uomo. Meravigliosa. Dipende con chi. È anche spirito. Personaggio fantastico. Scusa. Sì, ci stavamo divertendo molto in realtà noi mentre aspettavamo, perché abbiamo chiacchierato già con KATIUSKA e la cosa veramente, allora, a parte avere una voce, sei un soprano, è una voce incredibile, lavori con persone davvero, come dire, importanti nel tuo percorso artistico-musicale, ma sei anche l'unica donna sosia di Elvis. Assolutamente, sì, sono l'unica donna mondiale che rappresento Elvis e presso il record mondiale con tutto lo Elvis Tribute Impersonators, e non solamente in Canada, il mio paese, Stati Uniti, e anche tutta l'Europa adesso. Quindi spieghiamo bene, quando fanno i tributi a Elvis, come sapete, fanno questi grandi incontri dove c'è stato anche, e dove è andato anche Don Antonio, che abbiamo visto prima, con il quale tu tra l'altro hai collaborato, fanno insomma questi grandi tributi e noi abbiamo il piacere di avere il top, the top of the top of this tribute. Grazie, e chi li guassi, è così. Dirita, però, perché io ho fatto Elvis dal punto di vista femminile. Spieghiamola bene femminile. Questa cosa, perché non è che lei si traveste da uomo faccia finta di essere un uomo, no. Bene com'è. E come femmina porto la musica di Elvis mondialmente a tutta la gente mondiale come una femmina, però cantando la musica di Elvis, e anche sono parte della casa di Elvis Presley, Elvis Presley Enterprises, e lavoro con Priscilla, e lei mi ha scelto principalmente come unica donna mondiale, e il record lo tengo mondialmente con tutto lo Elvis Impersonator, perché ho lavorato con lo meglio. Con il meglio del meglio. Il meglio del meglio. Questo per quanto riguarda Elvis, ma dopo ti vorrei chiedere veramente di accennarci una canzone di Elvis. Prima però vorrei parlare della tua musica, speriamo, della tua passione, oltre che per Elvis Presley, anche per Mel Torme e Billie Holiday. Billie Holiday, sì. Esatto. E anche Marilyn Monroe. Anche la mia voce sta nel suo sito, del website di Marilyn Monroe. Questa è la mia voce. È vero? Sì, è vero. E anche lavoro con lei, la casa di Marilyn Monroe. E tanti Marilyn Monroe tribute impersonators tiene la mia voce, però per contratto non Quindi posso abbiamo, oggi abbiamo Elvis Presley, abbiamo Marilyn Monroe, e abbiamo qualcun altro? Sì, bueno, anche fatto la voce di Rita Hayward, Eva Garner. Rita mamma mia, la camera, quanto è bella, sempre però la tua pure musica a chi si ispira veramente? Elvis Presley. Elvis. Io ho vissuto Elvis desde los 3 anni. La mia madre ha lavorato con Elvis. Lavorato con lui? Sì, assolutamente. Quando io ero piccola, in Blue Hawaii, lei sta nel video di là. E è un piacere, è cresciuto con Elvis, per me è mio mentore, mio maestro. Sì. E porto umilmente a tutta la parte del mondo Elvis Presley, per che la gente sappia che lui non era semplicemente un'immagine, sino un grandissimo artista con un cuore speciale e una voce incredibile, no? Che bello, mamma mia. Io sono curiosa a questo punto di sentire qualcosa, no, Clelia? Andiamo a vedere KATIUSKA, vediamo. Sentimental me. Guess I'll always be. Reaching for the moon and no wishing on stars.
Darling, can't you see? Reaching for the moon and no wishing on stars. On my honeymoon, I want to be where you are. Darling, can't you see? Complimentoni, ma anche insomma per questi